1, 2, 3, è acceso? Abbiamo fatto la nostra seconda esperienza al PIT Immagine Uomo di Firenze. Abbiamo fatto il lancio dalla piazzetta più famosa del PIT, diciamo. E poi siamo ancora qua, Assia. Dove tutto è iniziato, quasi. La nostra prima uscita con le pillole di VIP Show. Oggi siamo tornati per presentare il nostro piccolo programma web, ma per venire a vedere le nuove mode del prossimo 2017, perché noi siamo sempre molto avanti, Assia. Io sono sempre Luca lo stesso, ma tu anche Assia. E sono Assia, sempre Assia con 6S. Con 6S, esatto. Non ci dimentichiamo, mi raccomando. Quindi diamo, diciamo, il via alla nostra piccola TV web, che esatto, inaugureremo presto quando verrà montato questo video. Intanto gireremo per gli stand del PIT qui a Firenze, il PIT Immagine Uomo, l'89esima. Siamo qua al Pitti, parlaci un po' di questa nuova collezione Happiness. Sì, la nuova collezione si ispira a liberare il caos interiore, quindi Frida Caos. Nasce da Frida Kahlo, quindi l'ispirazione del Messico, ma poi si è trasformata in una liberazione del stress, dell'ansia della città, dei nostri designer. Quindi si riportano a stampe e all over ispirate al Messico e al Sud America. Che cosa presentiamo oggi qua nello spazio Happiness? Allora, la mia nuova collezione è tutta basata su un concetto no war, quindi parliamo di un concetto contro la guerra, con tutti gli avvenimenti che sono successi anche, quindi è un concetto un pochettino più serio dal mettere solamente questa frase su una t-shirt, che comunque abbiamo toccato anche questi concetti qua. It's there when you speak my name. It's just not the same. Però siamo ancora qua. Italy, sì, Italy Parma, il Barilla Center, casa nostra ormai, Assia. Infatti abbiamo anche il padrone di casa stasera, che anche da lui, da Marco, vorremmo sapere. Ok, non abbiamo Dino, che secondo me è fatto di moda, è una spanna sopra tutti, ma noi vorremmo sapere anche da te, visto che al Pitti ci hanno risposto tutti i fashion blogger, modelli e VIP. L'abito secondo te fa il monaco oppure no? Ma guarda, il monaco c'è sempre, è cambiato la concezione del monaco oggi, sai, il monaco per me non è più la cravatta e la giacca, ma può essere magari una t-shirt giusto con una sneaker giusta, ecco. Io la vedrei così oggi, quindi sì, lo fa sempre, ma è cambiata un po' la visione di chi è il monaco. Cosa dici tu, Luca? Direi che è un'ottima risposta, ma per sapere di più e per essere, diciamo, più sicuri sulle mode del momento, andiamo direttamente a Firenze per vedere cosa ci hanno risposto i nostri ospiti. A voi servizio! A volte sì, a volte no, a volte magari una persona si può vestire in maniera rock, ma in maniera molto aggressiva, quando magari caratterialmente la persona più tranquilla è questa terra, quindi è un po' il gusto. Per Filippo? In questo momento, in alcune circostanze, purtroppo devo confermare che l'abito fa il monaco. Ok. Sì, assolutamente sì. Beh sì. Sì, per me no. Ok, per me no. Qua abbiamo la lite in famiglia. No, allora, in un matrimonio ci sono sempre due persone. La moglie è sempre quella che ha ragione, quindi ho ragione io, ok? Questa qua era una frase che hai detto su Instagram, tornando al social. Dipende. Perché? Perché uno magari si può vestire anche classico e magari è un leone. No, io credo che l'abito non fa il monaco. Per me sì. Invece sì. Per me siamo sì, differenti. Qua siamo differenti, qua si scappa la piccola discussione sullo spazio Happiness. Certo, si litiga, ma poi si fa sempre la pace. Si dice? Assolutamente no, vedi. Faccia un esempio. Assolutamente no. L'abito, diciamo che è un'espressione dell'essere, quindi poi ovviamente e la persona dentro può essere anche totalmente differente da quello che esprime comunque vestendo. Mi danno di tutti gli aggettivi possibili, però bene. Allora, parlando di Pitti, io credo che tante persone qui vengano vestite in modi che non penso vadano tutti i giorni a fare la spesa vestite così.
Penso che però tramite un abito si possa raccontare un po' la propria persona, soprattutto con gli accessori. Un abito può essere uguale per tutti, ma giocare sull'accessorio, sull'occhiale, sull'orologio, sulla cintura, attraverso quello si possa raccontare uno spirito un po' più rock, un po' più minimal, dipende un po' tutto da come ci si gioca. Ah, mi fai una domanda difficile. L'abito oggi come oggi non fa più il monaco, secondo me. È un po' una frase fatta, diciamo, no? Però diciamo che al Pitti si ripresenta sempre abitualmente. L'abito non fa il monaco, secondo me, però penso che scegliere un capo addosso che ti fa sentire a proprio agio, penso sia la cosa più importante. Aver capito finalmente se l'abito fa o non fa il monaco, abbiamo anche però chiesto Luca ai nostri ospiti e ai nostri appunto fashionisti. Fashionisti Chloe! Che cosa non può mancare nel loro guardaroba? Esatto, perché secondo me è una domanda molto importante. Ognuno di noi ha un indumento o un accessorio che non può mancare nel guardaroba. Astia, che cosa non può mancare nel tuo guardaroba? Allora, per me un must è assolutamente il leggings. Cioè, io sono una che non ha jeans, non ho pantaloni, un io po ho come, solo leggings. Un po' come Francesca Del Taglia. Infatti, lei ci troviamo molto sull'abbigliamento. Io invece mi sento un pochettino più come Marco Bocci, quindi la giacca di pelle e la t-shirt, bella, fa sempre un po' scena uomo, la t-shirt bianca, comunque la giacca di pelle fa sempre bene. Io direi di andare a vedere quindi cosa ci hanno risposto a questa domanda. Eh sì, vediamo un po' anche loro che cosa proprio non possono farsi mancare. Vediamo. Guarda, ovviamente sono dentro uno stand di scarpe, quindi ovviamente non le scarpe. Le scarpe sono la cosa più importante. Le Two Star. Ovviamente. Spazio pubblicità. No, a prescindere dalla pubblicità, sono scarpe comunque che a me piacciono tantissimo. Ah, io amo le scarpe, cioè io ho il mio posto dove metto tutte le scarpe. Con le scarpe nudo sopra. Sì, bravissima. No, un jeans, per la donna un jeans classico come va adesso e va sempre bene. E come va adesso? È un jeans classico. Esatto, chiediamo com'è il jeans che andrà di moda nel prossimo inverno 2017, giusto? Questo non lo so, so soltanto che comunque sembra vita alta, come va adesso un po' largone. Ma sicuramente il nostro pantalone turca, che lo metto sia per dormire sia per uscire. Non l'ho messo oggi al Pitti perché era veramente troppo sporco, che sono volato ieri dall'America, però domani ce l'avrò, quindi sicuramente quello. Questa immagino. Questa. Una maglietta. Una maglietta, una camicia, un jeans un po' strappato oppure un pantalone di una tuta. Allora, sicuramente un accessorio come un occhiale, perché è versatile, puoi abbinarlo a qualsiasi outfit, puoi cambiarlo ogni giorno e non è una spesa, non è un abito che ogni giorno puoi permetterti di cambiarlo, mentre un occhiale ci può stare. Invece per te? Secondo me è una cintura ti cambia completamente il look, dal jeans al pantalone, infatti oggi non ce l'ho però. Però assolutamente sì, una cintura penso che sia l'accessorio giusto in questo momento. Allora, diciamo che nel mio guardaroba invernale non può mancare assolutamente il cappotto, che lo trovo un must di queste stagioni. Mentre nell'estivo la metto al primo posto la camicia di jeans. Allora, finalmente possiamo dirlo, no? Cosa? Dai, allora, adesso che lo diciamo a tutti, finalmente, tu che sei un po' blogger, Luca, adesso tu ci puoi dire, cioè, dopo aver sentito Marca C, dopo aver sentito la sala della Ferragni, Valentina, Luca Vezzil, fidanzato, loro che sono blogger, tu che sei un po' il nostro blogger di Parma,
non farti sentire troppo forte a dire questa cosa, perché sai che ci sono sempre pareri discordanti. Abbiamo chiesto, ma qual è il segreto, brava Asse, il segreto per essere, diciamo, di aver successo sul web, sui social, ma soprattutto essere definiti blogger? Io sono molto curioso, perché in tanti si credono blogger. Un po' troppi forse. Tu ti senti più blogger o più fashionista, Chloe? Io mi sento più disagiata di tutti in questo momento, più che blogger, quindi io... Sai, io credo che, cioè, il termine blogger è, ok, un termine che va a indirizzare, a dare una nomina a una persona, ma in realtà ognuno di noi ha una qualità che non la puoi studiare e non la puoi neanche, diciamo, comprare. Tutto un blogger deve comunicare a un'altra persona, al pubblico, comunque una futura moda, una sua, diciamo, recensione, un suo, diciamo, giudizio, ma farlo comunque recepire la persona che ha di fronte. Quindi andiamo a ascoltare chi veramente ne sa, chi meglio di Andrea Marcaccini ci può dire cosa vuol dire essere un blogger. Il suo nuovo fidanzato. Mi chiama un attimo. Asia. No, è Andre, ragazzi, è Andre, è Andre, è Andre, ragazzi, un secondo che mi sta svenendo, guardate, ascoltate, ascoltatelo, noi nel frattempo controlliamo, a dopo. Ovviamente avendo una visibilità sul lato moda si può avere anche una scorciatoia, diciamo, sui social, quindi ormai non è più tutto sono questo, sono quest'altro, e c'è anche un'intersezione. Oddio, mi sento preso in causa, perché io penso di non valere, però voglio fare quello che vale, quindi mi sento, guarda, no, sinceramente dipende. Allora, se uno vale, penso che si noti sia dal fatto se è seguito, e io ti parlo in base a Instagram, per dirti, sì, esatto. Ti parlo di un social che sta andando tanto, se è molto seguito, prende tanti mi piace, vuol dire che è uno che vale, se no come me, se no li compra, o se no, esatto. O li compra, o se no li compra, bravo, che può sembrare che valga, esatto, lo stesso. Ma secondo me personalmente l'importante è essere se stessi e cercare di raccontare la propria persona, non cercare di nascondersi dietro un abito perché è più forte rispetto a un altro, o comunque giocare a fare il modello, ma vestirsi secondo il proprio gusto, e alla lunga è la cosa che paga di più. Anche Steffi, vieni Steffi. Certo, io sono qua con lei. Lei è qua con lei. Noi siamo qui, io sono qui con Margherita, non allontanati, no, che io scappa. Sono qui con lei, tu sei qui con Assia. Con lei è Assia con 6S. Perché siamo tutti, è una catena, Com'è? Con chi sei tu, Assia? Ma io sono con Mirko, che Mirko tu sei con... Mirko è con la Giorgia. Giorgia, tu sei con... Ah no, ok. Finalmente Mirko, cioè una bella ragazza. Cosa vuol dire finalmente? Pieno di fighe, eh? Come mai sei qua, volevi dirmi? Esatto. Perché sono qui con... ed è qui con noi Stefania! Allora, io sono qui con loro, che il loro brand si chiama Anonym Designers. Okay. Scusate. Facciamolo vedere. Ok, perfetto. E niente, speravo di trovare l'uomo della mia vita, quest'oggi non l'ho trovato, fa niente, punto, al c'è prossimo Mirko, video. Se vuoi, Mirko, non sei gay, perché sono tutti gay oggi. Appunto è per quello che abbiamo detto, finalmente una bella Mirko, donna. Mirko, non sei gay, e io ho il treno alle 6:30. No, Marghe, no. È destino, ragazzi, devo stare single, cosa vi devo dire, così? O sennò quel signore lì che mi ha guardato adesso. Sì, lui c'è la possibilità. Magari al treno alle 6:30. Esatto, davanti, magari. Però noi vorremmo sapere da te una cosa. Oddio, sei incinta? No, sei sposata? No, da quanto non lo fai? No, possiamo anche dire troppo. Non, ho già perso il conto. Noi vorremmo sapere. Innanzitutto, noi siamo qua per capire se l'abito fa il monaco oppure no. Nel senso che, se da come è vista una persona, capisci il suo modo di fare, carattere. Ma ragazzi, sono tutte finzioni. In questo periodo si vestono tutti da fighi, anche nella settimana della moda. Tutti alternativi, calzettino, cosa. Poi arrivano a casa e si vestono come in realtà è. Esatto. Cioè, durante l'anno sono tutti vestiti. Anonimi, non anonim, anonimi. Poi nella settimana di moda sono tutti fighissimi. È una cazzata, l'abito assolutamente non fa il monaco. Però
tanti lo credono e quindi giustamente si atteggiano per far credere che sono tutte cazzate. Spettacolo, è uno spettacolo questa donna. E invece nel tuo guardaroba che cosa non può mai mancare? Jeans, boyfriend jeans, skinny non troppo perché poi mi blocca la circolazione e mi si gonfiano i piedi. Jeans di ogni tipo, di ogni sorta, jeans da repettare, jeans da scappata di casa, jeans. Perfetto. Jeans e anonim. Anonim. Ovviamente. Vediamo a Stefania anche lei che cosa. Certo. Ovviamente. Oltre. Anonim. Un accessorio che non può mancare. Le borse. Le borse. Io sono amante delle borse, tutti i tipi, piccole, grandi, enormi, da viaggio. Sai che Freud avrebbe qualcosa da dire a riguardo, no? No, non so. Sulle borse grandi poi te lo racconto. Comunque, e cappotti. Io amo i cappotti, cioè per me jeans, maglietta bianca, cappotto, alterno il cappotto si è a posto sempre. Visto che parliamo di moda, cosa non deve assolutamente mancare nel tuo guardaroba? Nel mio personalissimo una giacca di pelle. Sono un appassionato di giacca di pelle, mi rappresenta molto, insomma, quando viaggio me la porto sempre dietro. E niente, parlaci un po' di questa linea di Patrizia Pepe che comunque tu indossi, vediamo anche l'abito proprio che è qua esposto dietro. Guarda, sai, ne parlerò non da tecnico naturalmente, ne parlerò da cliente in qualche modo. È una linea che quando mi è stata presentata mi è piaciuta subito, è una linea che ha un animo punk, rock, ma nello stesso momento anche molto elegante. E soprattutto è molto molto piacevole da indossare e credo che siano elementi fondamentali per un uomo che in qualche modo sia a carattere ma vuole anche vivere in maniera comoda la sua giornata. Parliamo di moda, hai già visitato qualche stand? Sì, ho fatto un... Okay. Oltre ovviamente Happiness, che conosciamo già tutti, ieri abbiamo parlato con Michael. Che cosa ti ha colpito di più di questo Pitti? La gente, c'è un sacco di gente quest'anno. Tu gente particolare? Sì, anche molta... di abbigliamento? Molto carnazzalesco, perché ti aspetti? No, molta gente, sì, quest'anno più del solito, quindi l'affluenza mi ha molto colpito. Diciamo che sì, è un modo per comunicare, vestirsi, però non tutti lo sfruttano alla stessa maniera, quindi c'è chi attraverso il proprio outfit dice tutto e c'è chi invece se ne strafrega e dice che mi vuole conoscere e mi parlasse, ecco. Siamo arrivati ormai alla fine, ringraziamo assolutamente Campari che è stato il nostro sponsor fondamentale in una delle nostre serate. Targate Colmar. Ma brindiamo Campari anche con Giorgia e Mirko che ci hanno accompagnato in questa avventura, li ringraziamo per essere stati con noi. Grazie. Salutiamo i nostri amici, i nostri followers per questa puntata zero della nostra TV web, chiamiamola. Sì. E salutiamo tutti quanti. Ci vediamo alla prossima. Ciao amici.